Eder. Mech. Pallister. Niente, io vengo spesso qua e vengo a rilassarmi. E niente, giorni fa mi era stato segnalato che Klaus Delpin è proprietario di terreni, case, appartamenti. E mi domando, un autista di autobus come abbia potuto farlo? A meno che non avesse avuto qualche eredità o qualcosa, non lo so, non spetta a me indagare. Se vogliamo. Ma tutto questo è per capire il ruolo di Liliana. E non vorrei che magari Claudio fosse immerso in qualche meccanismo, in qualche giro strano, suo, magari di vecchia data, di tanti anni fa, che possa anche giustificare tutte queste cose che ha, da dove vengono tutti questi soldi. E non vorrei che Liliana fosse stata messa in mezzo proprio per questa sua immagine così minuta, tranquilla, quasi invisibile, diciamo. Liliana forse è stata sfruttata e messa in questo giro pericoloso. Vorrei proprio capire cosa sia successo a Liliana. Cosa vuoi? Noi avevamo un tenore di vita molto semplice. Non avevamo case, non avevamo niente. Tutto quello che abbiamo a casa, macchine, moto, le moto che abbiamo avuto, le macchine fotografiche, tutto quello che, dei viaggi, di quello e quell'altro, era frutto del nostro lavoro, ma anche la semplicità delle cose. Quando io dico non avevamo problemi di soldi, dico per il fatto che a noi ci si accontentava di quello che si aveva e si faceva in base a quello che si aveva. E non abbiamo mai fatto o sperperato soldi in cose strane o così. Quando era il momento, io piano piano ogni mese mettevo via qualcosa per la Grecia. E certamente erano dei tempi in cui con quel tempo si guadagnava parecchio. Adesso ultimamente, cosa vuoi, dal Covid in poi è morto quasi tutto, è rimasto qualche piccolo così, cose che ci mi permette un pochino di aiutare, ma grosso modo non dico che vado alla pari, ma la mia fortuna è che anni fa ho acquistato parecchi coltelli a prezzi veramente stracciati e questo mi permette di andare avanti. Niente, staremo a vedere cosa verrà fuori. Per quanto riguarda quello che sta dicendo questa persona sulla storia di Liliana, veramente indegno e veramente vergognoso. Io non ho mai voluto intervenire, Nicola, ma non perché non mi interessa. Cosa vuoi andare a processo con una persona che ha 83 anni, la querela, la denunci qua e là, fai il processo in appello e punto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.